Si infiamma la polemica sul futuro della centrale Enel dopo l'ok del governo per il progetto di riconversione a turbogas. Il parere delle forze politiche e delle associazioni è unanime solo nel ritenere sbagliata la decisione arrivata da Roma, ma non sui colpevoli. Atteggiamento del governo inaccettabile, qualcuno dovrà renderne conto, rappresenta un'ulteriore umiliazione verso il territorio spezzino, a dichiararlo Emanuela Gagliardi, parlamentare di Coraggio Italia. I cittadini hanno ribadito a più riprese un no al progetto turbogas. Si è passato sopra alle scelte di un intero territorio, accusa Lorenzo Viviani, deputato della Lega. Si scaglia invece contro la polemica il consigliere regionale spezzino del Movimento 5 Stelle Paolo Golini. Se il sindaco di Spezia e il suo sodale in regione non vogliono la centrale, che impugnino il decreto, anziché prendere tutti in giro con questa politica. Mentre i capigruppo di maggioranza parlano di silenzio imbarazzante e assordante del PD in un comunicato congiunto, perché sulla via del progetto Turbogas c'è la firma dei ministri Cingolani e Franceschini, nemmeno una parola neppure dei colleghi locali, mentre la giunta Peracchini faceva in quanto in suo potere per impedire il Turbogas. Di altra opinione Massimo Baldino Caratozzolo di Forza Italia, è uno schiaffo irrispettoso verso tutta la città e di questo Peracchini è il primo colpevole. Ma a far sentire la propria voce sono anche le associazioni. Una decisione fortemente sbagliata e incomprensibile, scrive in una nota Legambiente. C'erano tutti gli elementi per chiedere quantomeno un approfondimento dell'istruttoria, come i dubbi sollevati dall'Istituto Superiore di Sanità. Sullo stesso tono, inoltre, Arci La Spezia, la decisione assunta dal governo pare gravissima, anche in sede tecnica è incomprensibile come si giudichi compatibili la permanenza della centrale nel cuore della città.